battuta d'arresto per il Padula di Mister Paolini, che sul difficile campo di Ateno Lucana non riesce a superare la compagine allenata da Mister Danza. Un match molto sentito per entrambe le formazioni, che hanno giocato con agonismo e regalato numerose azioni di gioco. Parte col piede giusto il Padula e già al primo minuto arriva un'occasione in aria, ma Garone è in ritardo sul cross. Il match aumenta gradualmente di ritmo e al decimo arriva il gol per i certosini. Radesca è lesto in aria e supera Niglio, sbloccando così lo score. Il pressing del Padula è asfissiante, ma al 23esimo Paolini si ritrova con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Riggio per reazione. In inferiorità numerica, il Padula continua comunque il suo forcing, mentre gli avversari non riescono a rispondere. Il secondo tempo propone un altro copione. L'orgoglio della compagine di Danza esce fuori e dopo 10 minuti dalla ripresa arriva il gol del pareggio con Gadaleta. Si arriva così alla mezz'ora e arriva il sorpasso. Su una punizione, l'ottimo Mele salta in aria e di testa insacca inesorabilmente Pinto per la gioia del club in maglia rossa. È il gol dei tre punti che demoralizza i padulesi, costretti a fine gara a giocare 9 uomini per l'espulsione di Iannelli.